Vieni con me. Ecco, bravo. Così, ecco. Sei stato a scuola? Sì. Sai leggere? Sì. E che c'è scritto lì? Stop. Come? Stop. Stop. Ti sei fermato? No. No, perché? È perché non ho visto, non c'era nessuno. Come? Ai, come? Mi sono fermato più avanti. E perché? Perché... Sì, perché? E che ne so, mo, il perché. Ah, non l'ho visto. Ah, non l'hai visto? No, non l'ho visto. Ai, l'orecchio mi fa male. L'orecchio. Sì. Vi siete fatto male, non so. No, non mi sono fatto. Lo porto all'ospedale. Dove? All'ospedale. All'ospedale, ti ci mando io se non la pianti. No, vi siete fatto funziona male. Funziona la tua macchina? Sì, che funziona la mia macchina. Ecco, allora andiamo all'aeroporto. A che? Tu mi porti all'aeroporto adesso. No, ma è meglio all'ospedale. No, adesso noi andiamo all'aeroporto. Ma che andiamo a fare a all'aeroporto? No, tu mi porti all'aeroporto, via. All'ospedale no, vuole andare all'aeroporto. Dai, apri lo sportello. Sali. Eh? Salite, cioè, scavalcate. Funziona o non funziona? Sì. E allora dai! E tu alla macchina? Eh? Ma che, sei sordo? No. E perché dici sempre, eh? E non sento, parlate forte. La macchina è tua? Sì, perché? Le chiavi dello sportello non ce l'hai? Eh? Ah, le chiavi dello sportello? No, le ho perdute. Ma che fate? Niente, ho male agli occhi. Bravo, molto bravo. Scusi, guardi, noi abbiamo un aereo da prendere. Documenti. Sacco... Patente e libretto. Targata a Roma, hai visto? Lascia perdere, questa macchina è rubata. Rubata questa macchina? Sì. Ma no, guardi che non è questa possibile. Questa macchina è rubata. No, signore, aspetti questa macchina... Aspetti un momento, brigadiere. Sì. Io devo dire una cosa, però, che questo signore non lo conosco. Ah, non lo conosce, non l'ho incontrato appena adesso. Lo dirà il maresciallo, apre lo sportello. Che maresciallo? Apra lo sportello, no. Non si apre questo sportello? Si scavalca. Apra, via. Venite voi. Non lo conosco! Insomma, mi conosci tu? Ma non tanto bene. Ma come non tanto bene? Devi dire non lo conosco. Non lo conosco proprio. Un momento. Quella macchina è sua? Quella macchina è ma lì, no, è sua? Ma no che non è mia. Maresciallo, le sto dicendo che ho avuto un incidente a 3 chilometri da qua. Sì, ho capito. Questo signore, disgraziato, se rispettavi lo stop. Io sarei già... No, un momento, maresciallo. La macchina è là rovinata. D'accordo. Ma scusi, in fondo si tratta di una piccola formalità. Quella macchina è rubata. Andiamo in questura per accertamenti. Ma un momento, ma che mi frega se quella macchina è rubata? Non è colpa mia. Io devo prendere un aereo fra un quarto d'ora, maresciallo. Va bene, non dire posso che... venire. Non posso venire adesso a fare accertamenti. Non ho tempo. Io fra 3 ore devo essere a Parigi. Vuol dire che prenderà un altro aereo appena sbrigate queste piccole formalità. Ma insomma, vuoi dirmi che hai combinato sto casino, sì o no? Io la macchina non l'ho rubata. Ma che me frega se non hai rubato la macchina? Digli che hai fracassato la mia e che mi hai portato qua. Io la macchina l'ho trovata e a lui non lo conosco. D'accordo, tutte queste cose le chiarirete al commissariato. Un momento, stiamo calmi. Adesso glielo spiego un'altra volta. No, ma ho capito perfettamente, ho capito. Ma io devo andare assolutamente a Parigi, ma lei qui maresciallo. Perde tempo. Andiamo in questura. Prima andiamo e prima usciamo. No, non se ne può fare a meno, maresciallo. Guardi, mi faccia questo favore. Ma può darsi che si tratti di soltanto dei minuti. Potrà prendere il prossimo aereo. Andiamo. Un momento. Venga un po' qua. Io? Sì. Ma che succede? Guarda un po', ma bravo, bravo. Lino Massaro, capo della ganga dei falsari d'arte. Qui, io non lo conosco proprio. Ah, non lo conosci, eh? Io non lo conosco. Ah, ma certo, naturalmente, voi altri due non vi conoscete. No, io rubo macchine e basta. Ah, ma bravo, bravo, bravo. Lino Massaro fu condannato a 5 anni. E così Aldo Maccione, che non riuscì mai a spiegare che il furto della macchina e la storia dei quadri falsi erano due faccende diverse. Ma signore e signori...